Quante dipendenze si possono avere nell'arco di un'esistenza e dove possono portarci? Tra limiti e paure, sofferenza e accettazione, il cammino per tornare a vivere non è privo di ostacoli. Paola è una casalinga all'apparenza felice. Appassionata di musica, la sera dopo aver messo a letto la figlia, ha l'abitudine di fumare l'hashish per rilassarsi. Paola dipende anche dal cortisone che utilizza spesso per combattere forti attacchi di asma ed ha un desiderio che vuole realizzare. L'uso del cortisone combinato ai cannabinoidi le farà vivere una realtà distorta dove la voce di un sogno la perseguiterà spingendola in un baratro. La donna potrà guarire dalle sue psicosi solo dopo un duro e triste percorso e con le cure di libri tornare alla vita reale completamente rinnovata.